corrompe, nulla si trasforma, tutto sopraggiunge. Vai Angela, raccontaci un po'. Sì, qui come vedete il fiume scende e ci sono due dighe, tutte e due gestite entrambe dall'alto calore, dal nostro ente che fornisce l'acqua a tutte le abitazioni. La prima diga serve per i periodi di secca, dove l'acqua va a defluire in questo condotto, per non, visto che sono periodi di secca, la usano solo nei periodi estivi questa diga qua. Invece l'altra diga, che sarebbe questa qua, questa è gestita dall'alto calore, serve per l'irrigazione dei campi, quindi in estate loro lavano e vanno a portare l'acqua ai campi di irrigazione. Questo fiume viene molto usato, sfruttato anche dai turisti, prima di tutto per la bellezza che abbiamo qui del ponte del fascista, e poi sotto c'è un ente comunale dove forniscono delle zone di ristoro e anche delle zone dove è possibile fare dei bagni. Anticamente... Tu lo fai il bagno? Sì, certo. Quindi qual è il tuo rapporto con il fiume? Qual è? Che cos'è per te? Per noi fa parte della popolazione, è un nostro... lo custodiamo al meglio che possiamo, quindi cerchiamo di fare sempre del bene, cerchiamo sempre di mantenerlo nel miglior modo possibile, cerchiamo di salvaguardarlo, di togliere tutto quello che è... Comunità di Montilla, quindi c'è questo senso di attaccamento, di custodia? Sì, molto, molto, molto. Di preservare proprio, sì, il fiume, di tutelarlo? Sì, la comunità al momento sta facendo anche dei lavori forti proprio per salvaguardare tutte queste fonti di irrigazione, questa è la fonte principale della nostra acqua, quindi sicuramente... è un bene preziosissimo. Siamo appena ritornati da un'escursione di 4 ore in montagna e abbiamo visto le sorgenti del fiume Calore,
ho fatto anche il bagno, l'acqua era gelata, però bellissimo.